E sta luce rossa da dove viene fuori? Scusami un attimo. Cos'è sta luce rossa? Da dove ti esce fuori? È come se ci fosse qualcosa qua sotto, ma che lui non dovrebbe avere. Beh, ora sembra essere sparito. Ma già che siamo qui, voglio creare un altro robot fastidioso e renderlo ancora più fastidioso. E il tuo nome sarà Claptrop. Porca miseria, se già Claptrap normale era fastidioso, questo qua con quattro ruote lo è ancora di più. Come sei finito là sopra tu? Ma a parte che l'azzurro del tuo occhio è palesemente una nuca cola quantum che è stata usata probabilmente come texture, ma hanno dimenticato di girarla un po' più verso sinistra. Venite voi due che vi porto in un bel posto. Ehi là meccanista, sono venuto a portarti altri robot. Non credo che a te dispiaccia, no? Voi due? Ehi. Questa è la vostra nuova casa. Tu resti qua, Claptrop. E anche tu, Johnny B. Good. Meccanista, prenditi cura di loro, per favore. Cavolo, sono sicuro che qua i robot si divertano. Vuole che venga con lei? No, Ada. Wow, che giornata incredibile oggi. Tutta questa pressione sul cercare mio figlio e cercare di entrare nell'istituto mi sta facendo impazzire. Credo che un po' di aria fresca, tra virgolette fresca, mi farà bene. Dovrei andare a svagare un po' la mente. Qualcuno ha visto Nick? Ciao Nick! Che ci fai qua sopra? Beh, è raro vedere un NPC venire qua sopra, realmente. Senti, abbiamo ancora un caso da risolvere. E visto che un detective non è completo senza una spalla, Dogmeat... È da un bel po' effettivamente che non venivi con me, Dogmeat. Oggi andiamo a prendere una nave. Oh, che novità. Dei vampiri, ma guarda un po'. Maledetti! Dove sono? Il tormentatore. Quella è. Quello è uno spadone, ma. È incredibile! E l'atomo ci ha concesso la vittoria. Hai voglia! Beh, grazie. Certo che questi vampiri non smettono mai di apparire nei momenti più strani. Chissà se esiste una soluzione. Un modo per toglierli alla radice. Ah. Chi lo sa? Per adesso ci concentreremo solo su una cosa. Dannazione, rispondete! Lo so che c'è qualcuno in ascolto. Dov'è? Dov'è mia figlia? Non si preoccupi, sono qui per questo. Ci provi, basta. Devi dormire un po'. Lei è là fuori, Ray. Qualcuno l'ha presa. Forse sono dei predoni o dei gunner, oddio sa cosa. Non si preoccupi, siamo qui per aiutare. Chiedo scusa per l'entrata in scena improvvisa. Nick, qua. Nick, grazie al cielo. Qua, dove vai? Devi metterti subito al lavoro. Potrebbe dove essere va? Ferita. Nick! Essere... Ehi, calmati. Dove stai andando? Kenji, vero? Perché non ci fornisci tutti i dettagli? Ma dove devi metterti subito al lavoro, cosa fa? Detective. Come fate a conoscervi voi? Come mai tu e Nick vi conoscete? Nick non te l'ha detto? Alcuni anni fa abbiamo affrontato insieme un caso... Era in cerca di un oggetto scomparso e aveva bisogno di una barca. Ah beh, allora... Le cose sono finite male. Una volta trovato quello che cercavamo, siamo stati fregati dal cliente. C'è ancora qualche pezzo di piombo nella mia barca. Ah, certo. E succede sì, sempre sì. Quando vai in giro con Nick. Adesso inizio a ricordare. Mi spiace che sia andata male. Ne siamo usciti, è quello che conta. E adesso puoi restituirmi il favore ritrovando mia figlia. Raccontaci cosa è successo. Raccontaci cosa è successo. È iniziato tutto con questa dannata radio. Nostra figlia Kasumi adora riparare le cose. La radio era il suo ultimo progetto. Immagino. Finché non è entrata in contatto con qualcuno che l'ha attirata da lui per rapirla. Maledizione. Di sua spontanea volontà. Non è più una bambina. Nostra figlia ha 19 anni. Sa come badare a se stessa. Forse. Forse se n'è andata per cercare la propria strada nella vita. No, ci avrebbe detto dove stava andando. Ci avrebbe detto qualcosa. Sicuramente. So che mia figlia è in pericolo, lo sento. Voglio che torni a casa. Solo questo. Non ti preoccupare, la troveremo. Anche io so cosa vuol dire perdere un figlio. La troveremo. Non preoccupatevi. Ah, grazie. La sua stanza è di sopra, se può aiutare... E se vuoi sapere altro su di lei, chiedi pure. Tranquillo. Andremo ad indagare. Faremo tutto il possibile. Porta pazienza.
Lo vede quel cane lì? Ha un naso incredibile. Signor Nakano, hai qualche domanda su mia figlia? Dogmeat, che stai facendo? Cosa diavolo stai facendo? Progetto di Kasumi, lampada. Cercava di ripararla. Un olonastro, progetto di Kasumi, sogni. Questo sembra importante. Registro progetto. Sogni. Quando mi sveglio, annoto tutto quello che ricordo. Continuo a fare sempre lo stesso sogno. Sono progetto di Kasumi radio. Persone che parlano di me come se non ci fossi. O la mia presenza non importasse. Poi c'è questo... non so come dire... scatto. Se riesci a trovare qualche... sento come una scarica elettrica dietro la testa. Cosa che possa... subito dopo, tutti si girano a guardarmi. Dio, spero di non sognarlo di nuovo stanotte. Nick? Questo audio era preoccupante. Potrebbe essere che Kasumi... no, non davanti a loro almeno. Vieni, andiamo alla rimessa delle barche. Nick, c'è la possibilità che Kasumi sia un sintetico. Cosa stiamo cercando di preciso? Un altro olonastro? O un messaggio del nonno, magari? Se per caso dovessi aver bisogno di aprire la cassaforte, guardati intorno nella rimessa delle barche. Indovina dov'è la chiave. Ti voglio bene, nonno. Guarda! Grazie, nonno, ma faccio prima a scassinarla. Oh, la madonna! Olonastro finale di Kasumi. Registro progetto. Me stessa. Non avevo mai pensato davvero a chi o a cosa sono, ma... Dio, da dove comincio? La radio. Avevo ragione sulla sua portata. Ho captato un segnale forte. Un segnale forte proveniente da nord. Lassù vive un gruppo di persone. Dicono di essere sintetici. Esseri umani sintetici, creati dall'istituto. Vogliono creare una casa per quelli come loro, dove possano vivere in pace accanto agli esseri umani ed essere accettati per quello che sono. Sembra una cosa fantastica, ma poi hanno iniziato a chiedermi chi sono e mi hanno fatto alcune domande alle quali io non ho saputo rispondere. Nick, tutto ciò è preoccupante, lo sai, vero? Mi sono sempre sentita strana, come se non dovessi essere qui. Poi ci sono tutte le cose che non mi ricordo della mia infanzia e i sogni bizzarri che ho fatto. Beh, questo è strano. Io voglio andarci. Voglio incontrare questi sintetici. Devo scoprire la verità su di me. Dannazione. Mi hanno detto di navigare verso nord, fino a una città di nome Far Harbor. Da lì sarò in grado di raggiungerli. Cavolo. Occhi aperti. Ma soprattutto, nei pressi di Far Harbor c'è una colonia di sintetici. Dobbiamo andare sul posto. Chiediamo a Kenji. Conosce quei mari meglio di chiunque altro. Va bene, ma non dobbiamo dirgli il motivo, anche se probabilmente ce lo chiederà. Ma bel gattino che c'è! Kenji, dove è andata sua figlia? Ma non il motivo, però. Signor Kenji, abbiamo scoperto dove è andata. Hai scoperto qualcosa? Crediamo che sia andata a Far Harbor. Forse so dove è andata Kasumi. In un posto chiamato Far Harbor. È andata così a nord? Questo spiegherebbe perché ha preso la barca. Non c'è tempo da perdere. Devi seguirla. Tranquillo, aspetta, ci penso io. Hai scoperto perché è scappata, detective? Con chi parlava? Che importanza ha? Conosco bene mia figlia. Avrà avuto una ragione ben precisa per andarsene senza dirci nulla. E se invece non volesse essere trovata? Hai ragione. Detective. Hai scoperto perché Kasumi è... sì, l'ho scoperto, ma... Dogmeat, devo dirglielo, Vabbè, vostra figlia crede di essere un sintetico. Tua figlia è entrata in contatto con un gruppo di sintetici. Crede di essere una di loro. Cosa? Ma è assurdo! Lei non è un sintetico, è nostra figlia. L'abbiamo cresciuta, io l'ho messa al mondo. È fatta di carne e ossa, non di circuiti. Spero per voi. Forse sono confusa. Proverò a cercarla. Forse tua figlia è solo confusa. Non so... una crisi d'identità. Oddio, almeno ci considera ancora i suoi genitori. Lo spero per voi. Qualcuno sta plagiando mia figlia. Devi andare a Far Harbor. Prendi la mia barca al molo, ha un sistema di guida. Un ultimo dono di mio padre. Copre lunghe distanze. Spero che abbia abbastanza benzina. Non voglio fermarmi a metà strada. Ci penso io, non preoccuparti. Andrò fino in fondo, Kenji. Grazie.
So che non hai chiesto un compenso e non possiamo offrire molto, ma accetta questo. Insisto, per le spese se non altro. So no, non ti preoccupare, tienilo per la benzina. Stare tranquilli mentre aspettate nostre notizie. Torneremo al più presto. Trova Kasumi. Ti prego. Va bene, ci penso io. Tra l'altro dovrei parlare del rifugio con la confraternita, eh? Non so se è una buona idea. Per adesso ci atteniamo al piano originale e andiamo a cercarla. Ma c'è un altro gattino, sono in due. Bene voi due, salite a bordo. È il momento di partire per una nuova avventura. Bene allora, è il momento di levare le ancore. Alla volta di Far Harbor. Si parte! Com'è spavaldo Nick, guardalo. Eccoci già arrivati, è incredibile, è stato un viaggio molto lungo. E l'atmosfera da queste parti è molto cupa. Navi affondate, navi distrutte. Beh, un bel posto per la pesca, no? Non sembra di essere nel triangolo delle Bermuda, no no? Ti prego non dirmi che sta per piovere. Lontani da casa. Buongiorno, sono venuto a farvi visita. Salve. Che ci fai qui a Far Harbor? Noi. Bene, sta piovendo. Da queste parti. Non ci servono altri parassiti né altri aiutanti continentali. Torna. Senti, ti spacco la faccia se non ti stai zitto. Questo porto non è tuo, appartiene a tutta la città. E questo significa che gli stranieri sono benvenuti. Grazie signora. Scusa, stiamo attraversando un brutto momento. Come tutti signora. Non tutti i visitatori hanno buone intenzioni. Allora, che ci fai qui? Sono venuto a saccheggiarvi. Sto cercando una ragazza scomparsa. Una ragazza del Com, di nome Kasumi. Potrebbe essere passata di qua. La sua famiglia mi ha chiesto di trovarla. Una specie di detective, Beh, in effetti è passata di qua. Beh, è stato facile. Almeno sappiamo che è arrivata fin qui. Che sta succedendo? Sta uscendo qualcosa dalla nebbia! Tu, aiutaci a difendere la città e risponderò a tutte le tue domande. Ci penso io, signora. Prendi posto in cima al muro vicino all'ingresso principale. Va bene. Lo scafo. Attenzione, ci penso io. Lascia lo scafo! Non cadere di sotto! Se cadi, potremo non riuscire a salvarti. Dove devo andare? Allo scafo! Là fuori c'è qualcosa! Cos'è lo scafo? Mettimi un punto da cercare, no? Sicuro che hai visto qualcosa? Non è un'esercitazione. Occhi aperti, tutti quanti! Nick, dove vai? Aprite il cancello! Ho dei feriti qui con me! Non c'è tempo. Guardate la nebbia. C'è una mina. Galper! Cazzo! Eccoli là! Ci penso io, tranquilli. Ci penso io, tranquilli. Non preoccupatevi. Madonna mia che obrobi. Sono terrificanti sti cosi. Questo è resistente. Tutto bene? Ecco fatto, un andato. Guarda quanto sangue. È finito. No, guardate la nebbia. Arriva qualcosa. Da dove? Non vedo niente. Becca questo. Tu o io. Ecco fatto. Beh, meno male che volevo un po' di aria fresca. Il brutto tempo sembra sempre cercarmi. Beh, io ho aiutato voi, voi aiutate me ora, giusto? Avery, adesso capisci che problemi abbiamo. Lo vedo. La nebbia e le sue creature hanno strappato l'intera isola alla mia gente. Ma per averci aiutati nel momento del bisogno, meriti questo. Non ce n'era bisogno. Cos'è la nebbia? Vediamo un po'. La nebbia è radioattiva, capisci? Sì, hai voglia. Altamente radioattive, che tuttavia rappresentano solo parte del problema. Nella nebbia vivono delle cose,
si moltiplicano. Quelle di prima non sono nulla rispetto a quelle nell'entroterra. C'è di peggio? Oh, fantastico! Mi piace andare a caccia. Avete perso tutta l'isola? La nebbia è qui da sempre. In alcuni periodi si ritira e l'isola sembra quasi normale. Ci sono però anche periodi in cui si diffonde per tutta l'isola e la gente deve aggrapparsi a ogni zolla di terra libera dalla nebbia. La situazione è nettamente peggiorata negli ultimi 8 anni, o giù di lì. Faragor è rimasto uno dei pochi posti sicuri. Beh, però siete sopravvissuti, no? Se siete sopravvissuti a tutto questo, siete davvero forti. Io direi cocciuti. Sono stufo di ripararmi dietro il tuo scafo, Avery. E cosa vorresti fare, Allen? Con la gente giusta e le mie armi posso sbarazzarmi di quei figli dell'atomo. La nebbia è qui da sempre. Non è opera dei figli. Prima che arrivassero quei mentecatti, la nebbia era sotto controllo. Sono stati loro a rovinare. Ah, guarda, sicuramente, Allen. Non è educato annoiare i visitatori con queste assurdità. Torniamo a noi, però. Possiamo tornare a noi? Scusami. Ah, tranquilla. Sei qui per Kasumi, giusto? È andata ad Acadia, il rifugio dei sintetici nell'entroterra. Non sarà facile arrivarci. Ti servirà una guida, il vecchio Longfellow. Nessuno conosce la nebbia meglio di lui, però ti avverto, è un tipo un po' particolare. Come tutti i miei compagni. Va bene, ti ringrazio. Grazie per l'aiuto. Probabilmente lo troverai al bar, l'ultima spiaggia. E ti prego, da una mano a chi ne ha bisogno. Certo, anche come se sempre. Dicono di non volerla, gente come la marinaia, Cassie e altri hanno bisogno d'aiuto. Lascia che ti dica una cosa che qui non sentirai spesso. Beh, di nulla. Va bene, aiuterò la vostra gente. Meno male che ha smesso di piovere. Certo che lo scriba, però, poteva scegliere un posto più comodo dove trovare dei componenti, no? Mannaggia a lei. E ci sono anche 2 punti segnati sulla mappa. Il castello Valenheart e l'Hunter Dream Island. Hunter Dream, eh? Mi dice qualcosa, ma non saprei. Tonight, Gammon joins the hunt. Iniziamo ad arrivare alla caverna. Poi Dogmeat ci occuperemo del caso. La nebbia. Voi non sapete che cos'è la vera nebbia. Conoscete la storia del casinò del Sierra Madre? La conosciamo tutti. La leggenda, le maledizioni. Si dice che sorgesse nel bel mezzo della città dei morti, avvolto da una nube rosso sangue. Una nebbia rossa sangue che ti soffoca e che ti uccide dall'interno. Questa in confronto non è nulla. Oh, guarda, un ghoul leggendario. Con un fucile ad antimateria con 25% in più di danno. E la Madonna. Grazie. Lei, signore, ha tutto il mio rispetto. Un altro leggendario. Ma che culo. Morto con un colpo. Con un martello penetrante. Molto buono anche quello. Finché seguiamo la strada, non ci perderemo. Nebbia oppure no. Che scorcio meraviglioso di acqua. Non c'è nulla di strano effettivamente. Ci sono dei cacciatori. Ma stai buono, scemo. Cos'è? Una laser sword. Bene. Ecco qua. Non ho bisogno di spade laser per uccidervi. Aspetta, vieni qua, che ti spacco la faccia. Ne è mancato uno. Ecco qua. Ora non c'è più nessuno. Ah, ma qua preparavano della carne. Mi piace la carne. Forza, siamo vicini alla grotta. Una volta finito qua, potremmo tornare nel Commonwealth e tirare in faccia questi rifiuti allo scriba. Ah, dei cacciatori, vedo. Beh, loro non vedono me. Come non detto, ci hanno visti. Di questo? Non ci daranno più fastidio. Qualcun altro vuole fare l'eroe? Ad esempio tu? O ad esempio tu? Madonna mia. Sto fucile è tipo la cosa più bella che potessi comprare. Ehi là, sono venuto ad uccidervi. Dove sei? Ah, eccoti. Ecco fatto. E siamo arrivati anche alla grotta. Ma dove sei apparso tu? Chi c'è qui dentro chi? Sicuramente qualche cacciatore che tra poco morirà. Ce n'è uno leggendario, fermi. Non fate rumore, eh. Mi raccomando.
Questo è andato. Finalmente. E quello ci ha visto. Troppo tardi. Aspetta che tolgo il silenziatore. Ecco fatto, un leggendario shottato. Guarda un po' che si rivede. Niente di eccezionale, ma ti ringrazio. Ciao, come va? E finalmente abbiamo trovato il pezzo che stavamo cercando. Bingo, possiamo finalmente tornare indietro. Missione compiuta. E qui ci sono delle granate appese, quindi attenzione Dogmeat al filo. Grazie. E grazie ancora. Però, sapete, non siamo poi così lontani dal castello. Volendo finire di fare una scampagnata da queste parti, possiamo avvicinarci. O più semplicemente potrei fare il viaggio rapido. Ma ehi, shh, meglio visitarlo a piedi. Shh, la trama, la trama. La prossima volta ci penseranno due volte. Un Gulper leggendario. Entro il refrigerante. Morto. Non fare nei raccordi. Aspetta, aspetta, aspetta. Capienza munizioni illimitata. Oh, quanto mi fai felice. E Lucky Dog Tags. Bene, grazie. Questa la provo subito. Allora, come mi stanno? Direi benissimo. E mi aumentano di due la fortuna. Questo tempaccio sembra non voler finire. Non ci vorrà. Un altro Mylurk leggendario. Ma che culo oggi. Beccati questo. Ancora in piedi, no? Un elmo leggendario. Grazie. Dobbiamo trovare un riparo da questa pioggia. E siamo saliti di livello. Un leggendario. Gli è esplosa la testa con una Glock leggendaria. Eccolo qui, il castello, nascosto da tutta questa fitta nebbia. Alla fine l'abbiamo trovato. Io continuo a dire che queste lampade azzurre abbiano un problema con qualcosa. Però va bene, shh, va bene così. Wow, è un castello enorme. Forse voi due è meglio se restate qua. Ehi. Vado in avanti scoperta. Ma che diavolo di posto è questo? Dove diavolo sono finito? Aspetta. A te ti ho già visto. Ma guarda quel cagnolino. A te ti ho già visto. Eri al cimitero. What is more on life than a little drop of blood? Certo, come no. Chi e cosa diavolo siete voi? Cosa sei tu? La risposta potrebbe essere ovvia, ma voglio sentirtelo dire. Smell your age. Tell me, how is it that you're my peer, yet you're not gifted with our immortality? Immortale? Ero congelato in un Volt, anche se non ho la voce. Volt-Tec. Just like me, you were preserved by the might of old technology. Spiegami come fai a essere ancora così. Chi e cosa sei tu? The what is indeed more accurate. We are vampires. Vampiri, come immaginavo. Though we are different from the deluded imaginations of some Scotsman. Just like your preservation was man-made, our immortality was their doing. But this is all you will learn from now. No, devi spiegarmelo, Hector. Anche io posso essere immortale? Oh, I can always share it, but there is a terrible price to pay for it. True question is, will you be strong enough to pay it for all eternity? Tutta l'eternità? E quale sarebbe questo prezzo? As is the custom of the world, nothing is free. Ovviamente. Become a vampire, and you shall be a servant, first to the night, then to your thirst, then to me. Servo, della notte, della mia fame, e tuo, longing for daylight, and claim lives to drink blood. You shall be hunted by man and haunted by your victims. Questa sicuramente non è una vita piacevole, Hector. Left of a human within you, and when that is complete,
you will truly become my kin. No, io non sarò mai il tuo schiavo. Io non accetto questo prezzo. Mi dispiace. Non sarò mai il tuo schiavo. Hector, sappi solo una cosa. Se voi siete la causa di tutti questi vampiri in giro, allora io vi fermerò. Non mi fermerò fino a che il Commonwealth non sarà eradicato dal vostro male. Nessuno di voi potrà fermarmi. Sappiate che questo abominio non lo posso accettare. Io vi fermerò, che qualcuno mi aiuti o che debba farlo da solo. Ci rivedremo presto, Hector.